tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Vigili del fuoco impegnati per spegnere un incendio che ha interessato un giaciglio di fortuna di un senza tetto nell'ex sottopasso di San Cristoforo a Fano. Nel quartiere Poderino il comune realizza una pista ciclabile a ridosso di un condominio, ma i residenti sono sul piede di guerra. Questo è scorretto. Noi con tutte le forze ci opporremo a questa situazione. Ladri prendono di mira due auto, sono quelle della presidente di Confcommercio Barbara Marcolini e del marito, vetri in frantumi e oggetti rubati. Festa con 300 atleti per i 20 anni della storica fusione di due società di pallavolo, Lucrezia e Calcinelli. E sono di Lucrezia le due atlete che a Sondrio hanno vinto il titolo di campionesse europee femminili di boccia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17. Come sempre c'è l'informazione locale Occhio alla Notizia. Partiamo dalla cronaca, partiamo da questo episodio che si è verificato sabato sera a Fano, dove un giaciglio di fortuna di un senza tetto è andato improvvisamente a fuoco e sono intervenuti i vigili del fuoco. Noi questa mattina siamo andati a vedere l'area, già teatro di numerose polemiche, perché è un'area assolutamente in profondo degrado. Vigili del fuoco di Fano impegnati nella serata di sabato sera nel sottopasso di Via Pertini per un principio di incendio verificatosi in un ricovero di fortuna di un senza tetto sotto le strutture in cemento armato del sottopassaggio, dove ancora oggi si possono notare i chiari segni della sua presenza. I sottopassi della rotatoria di Via Roma adiacente alla chiesa di San Cristoforo sono da innumerevole tempo chiusi ed impraticabili e ridotti ad una discarica a cielo aperto, mista ad una selva di erbacce ed arrampicanti che ormai si sono completamente impadroniti delle strutture. Rampe, cancelli, passaggi sono un cumulo di immondizia puzzolente e tana di ratti, bisce e chissà quale altro animale. A questo aspetto, al di sotto della sede stradale e quindi fuori dalla visuale di chi sfreccia in auto, ma ben presente a chi vi passa in bici o più sfortunatamente a piedi per recarsi al supermercato vicino, a questo si aggiunge la situazione di degrado e ammaloramento delle strutture in superficie, come parapetti arrugginiti o abbattuti e transenne di fortuna che impediscono l'accesso, ma che legate con fil di ferro non regalano certo uno spettacolo edificante, considerando anche l'elevato flusso di auto di non fanesi che dall'apertura dell'interquartieri vi transitano ogni giorno, un altro dei poco edificanti biglietti da visita della città di Fano. Una situazione che si trascina però da diverse amministrazioni a questa parte, un lascito del passato che non ha mai appassionato nessun amministratore e che anche al momento non sembra essere contemplato in nessun possibile recupero. C'è stato un incidente oggi pomeriggio, per fortuna senza gravi conseguenze, intorno alle 16 in via 4 novembre. Queste sono le immagini che si riferiscono appunto all'episodio. E, ancora da accertare l'esatta dinamica di questo sinistro, che ha visto protagonista un ciclista di 80 anni che era in sella alla sua bicicletta e stava svoltando verso via 11 febbraio, da via 11 febbraio verso via 4 novembre, e non si è accorto di una Fiat Panda condotta da una fanese di 50 anni che procedeva da mare verso monte. Data la bassa velocità dell'auto, il ciclista è stato appena urtato ad una gamba, ma vista anche l'età, 80 anni, insomma, è caduto, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra e si è ferito lievemente. È arrivato il 118 che in poco tempo lo ha portato al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti. Sul posto la pattuglia dell'infortunistica della Polizia Locale di Fano per i rilievi di legge.
E adesso invece andiamo nel quartiere Poderino, perché i residenti, portavoce, l'avete visto nel sommario, volto noto, Gianfranco Mazzanti, portavoce di un gruppo di residenti che è arrabbiatissimo con il comune di Fano, che gli ha costruito una pista ciclabile praticamente di fronte all'uscio di casa. Non c'è la volontà, secondo me. È giusto che qualcuno con la bicicletta a piedi passi dentro il parco, che passare su un punto dove in realtà le macchine sfrecciano tutti i giorni avanti e indietro, perché chi entra nel garage, chi esce, addirittura ci tolgono anche i parcheggi. La proprietà è nostra e la proprietà non si tocca. Cioè se la mettono pure in testa, che qui con tutte le forze che abbiamo, qui la pista ciclabile non passa, anzi direi di fermare i lavori. Non le manda certo a dire all'amministrazione comunale Gianfranco Mazzanti, uno dei residenti del complesso residenziale delle Rose nel quartiere del Poderino. A far andare su tutte le furie lui e gli altri residenti sono stati i lavori che da qualche giorno si stanno ottenendo all'ingresso del Parco delle Rose per la realizzazione di una di quelle zone di cucitura che sono state annunciate venerdì scorso dall'amministrazione comunale per i percorsi ciclopedonali. È appunto la realizzazione di uno di questi percorsi su quello che, a dire di Mazzanti, essere un terreno di loro proprietà, adiacente tra l'altro all'uscita dei garage del condominio. Ci sono i parcheggi, la proprietà da quando è stato costruito il palazzo del 1972 è rimasta sempre la proprietà del Parco delle Rose e noi proprietari che ci abitiamo. Automaticamente cosa è venuto fuori? Che quando c'era la giunta Gucci con l'assessore Falcioni era stato detto che con disavanzo dei soldi si sarebbe fatta la nuova pista ciclabile all'interno della pista attualmente di pattinaggio del parco dei bambini eccetera, dove adesso è pieno di siringhe. A questo punto abbiamo detto no, la proprietà è nostra e noi giustamente abbiamo pensato dove esiste, io chiedo dove esiste che io per entrare nel garage debba passare su una pista ciclabile pedonale per entrare nel mio garage. A prescindere dal fatto che dal 72 che passiamo, perciò è un diritto acquisito e il comune se lo deve scordare, dipende da queste cose, non è altro che andare dal notaio e sottoscrivere e basta. Primo. Secondo, io se vado con la macchina su una pista ciclabile o su una pista pedonale sono passibile di multa. Io qui tutti i giorni sono in multa. Quando entro, quando esco, a chi devo dare la precedenza? A chi viene o a chi esce? Siamo all'interno del Parco delle Rose e di là dalla siepe c'è il camminamento, il passaggio delle auto del condominio delle Rose. Quello che loro propongono i condomini è appunto di realizzare la pista ciclabile in questa fascia che va proprio qui dal dente fino laggiù in fondo dove si stanno eseguendo i lavori in questo momento, perché in questo modo si rimane in terreno comunale. Di là invece si potrebbe lasciare invariata la situazione che i condomini hanno in questo momento con il passaggio e l'accesso alla rampa del garage come avviene in questo momento. Ma dal comune carte alla mano ci fanno sapere che quella dei residenti del condominio è una valutazione errata. A comprova di ciò ci viene mostrata la visura catastale del foglio 36 dove viene riportato che la particella 1697, quella appunto incriminata, è di proprietà del comune. Vedremo ora se alla luce di questo i condomini decideranno, come annunciato, di alzare le barricate sul cantiere. Questo è un assurdo, la mia macchina è ferma qui, voglio vedere chi è che ha il coraggio di spostarla, noi faremo di tutto per non far passare questa cosa. E mi meraviglio dei tecnici, io non ce l'ho con la giunta, non ce l'ho con il sindaco Massimo Siri, perché è una persona molto corretta, seria, onesta, c'ha tutto. Però è contornato da persone che non sono dei tecnici. Io quando mi arriva qualcosa in giunta, prima di tutto valuto, guardo le cose, eccetera. Fanesi è venuto qua lui stesso a dire che era pericoloso fare la pista ciclabile qua. A questo punto l'altro giorno arrivano dei tecnici, vanno avanti i lavori e non ci fa manco vedere. Questo è scorretto. Noi con tutte le forze ci opporremo a questa situazione. Insomma, vedremo come andrà a finire. Intanto ancora cronaca, una coppia di spacciatori romagnoli che faceva base ad Urbino è stata arrestata dai carabinieri di Cattolica, un pregiudicato 36enne con la sua convivente di 35 anni. Entrambi pugliesi ma residenti a Riccione avevano stabilito la loro centrale di smercio in un piccolo appartamento nell'entroterra Urbinate dove avevano avviato un fiorente traffico di stupefacenti. Le indagini dei carabinieri hanno condotto l'appartamento, usato come
come base e nella perquisizione sono stati rinvenuti dai militari 350 grammi di eroina, 1,70 grammi di marijuana e 1,50 grammi di hashish, oltre ad una consistente somma di contanti, 5.700 euro, provento probabilmente dello spaccio. Rinvenuti anche bilancini di precisione, cellulari con una nutrita rubrica telefonica e materiale per il confezionamento delle dosi. Torniamo a Fano perché questa mattina c'è stata un'amara sorpresa per la presidente della Confcommercio di Fano, Barbara Marcolini, appena uscita di casa, che mentre si stava recando appunto al lavoro, perché sia la sua auto che quella del marito avevano tutti i vetri dei finestrini in frantumi e gli oggetti al loro interno praticamente spariti, rubati da ignoti, dai ladri, che hanno portato via anche due iPad, documenti e altri oggetti contenuti negli scompartimenti interni, nei cassetti dell'auto. Purtroppo il quartiere di Sant'Orso è preso di mira da episodi del genere quotidianamente, ha detto a caldo la Marcolini. Non siamo i primi e non saremo certo gli ultimi. Un quartiere che per la sua densità avrebbe bisogno di telecamere e di più sorveglianza. Basti pensare che anche le nostre auto erano già state prese di mira da atti vandalici come quelle di tanti altri vicini. Una situazione, continua la presidente di Confcommercio Marcolini, che sta diventando sempre più ingestibile e anche preoccupante, perché non ci sentiamo al sicuro neanche in casa, visti i diversi furti in abitazione che si sono verificati recentemente. Segnalazioni, tante ne arrivano ogni giorno al numero 338-4968-250. Vi facciamo vedere una segnalazione che arriva da Pesaro. Un nostro reporter di strada ha fotografato questa panchina che si trova a due passi dalla palla di pomodoro con questo messaggio: anche a Pesaro ci sono dei vandali delinquenti, basta guardare come hanno ridotto la panchina alla palla di pomodoro. In occasione della settimana regionale africana, l'Africa Chiama, l'organizzazione non lucrativa di Fano, organizza la giornata di domenica, indovina chi viene a pranzo, un'occasione per conoscere più da vicino coloro di cui si parla tanto in questi ultimi mesi, e sono appunto i richiedenti asilo. Quindi saranno presenti scrittori e giornalisti. Allora, un invito a pranzo un po' speciale, avete pensato di fare un'iniziativa con questa situazione un po' particolare? Sì, abbiamo deciso di lanciare un appello provocatorio ai cittadini fanesi, e l'appello è quello di aprire la porta della propria casa per un'iniziativa che si chiama Indovina chi viene a pranzo. Concretamente che cosa accadrà? Le famiglie che decidono di aderire a questa iniziativa ospiteranno a casa propria domenica 30 settembre a pranzo, quindi proprio per il pranzo della domenica, uno o più rifugiati richiedenti asilo che sono appunto presenti nel nostro territorio. È una modalità che noi abbiamo scelto di proporre perché secondo noi una vera accoglienza è possibile solo nel momento in cui si allacciano delle relazioni personali, cioè nel momento in cui non ci si relaziona solamente con come gruppi o con l'idea di un'invasione che sta attraversando il nostro paese, ma conoscendo singolarmente appunto la storia di ognuno di loro. È la possibilità appunto per i fanesi che appunto sono interessati a questa iniziativa di poter aprire la porta della propria casa e avere un ospite speciale a pranzo per conoscere la sua storia e appunto entrare in relazione con lui. Dopodiché tutte le famiglie si incontreranno insieme agli ospiti in piazza 20 settembre, dove faremo un momento invece di festa con della musica africana, ovviamente. Come si fa per chi vuole aderire, chi vuole aderire a questa iniziativa? Allora, le adesioni devono pervenire alla nostra associazione, quindi telefonando allo 0721 865159 oppure inviando una mail all'indirizzo italia@l'africachiama.org. Basta avere l'adesione della famiglia, noi daremo le indicazioni, diciamo così, logistiche, alcune indicazioni sui menu da seguire per evitare appunto di fare delle pietanze che potrebbero non essere, diciamo, approvate dalla religione di questi ragazzi, e poi appunto ci sarà il pranzo domenicale allargato con un posto a tavola in più. 20 anni fa la storica fusione di due società di pallavolo molto conosciute, quella di Lucrezia e quella di Calcinelli. L'APAV dunque diventa una realtà che a distanza di 20 anni ha festeggiato insieme a 300 atleti nei giorni scorsi in piazza Calcinelli la sua
storia più recente. Un momento a Marcord durante il quale sono intervenuti allenatori, ex giocatori e dirigenti che hanno segnato insieme 20 anni di storia dell'APAV Calcinelli Lucrezia. I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del libro celebrativo che racchiude al suo interno tanti anni di fusione dinanzi a una platea di circa 300 presenti. Tra le varie autorità istituzionali salite sul palco della piazza di Calcinelli di Colli al Metauro per omaggiare l'importante traguardo raggiunto dalla società, sono intervenuti anche due ragazzi, Giulia Pietrelli e Stefano Ferri, che partiti e cresciuti in APAV hanno raggiunto livelli sportivi importanti. Il mio ricordo dell'APAV ce ne sono tanti, perché io fino a 18-19 anni sono rimasta qua, quindi ho fatto tutto il percorso dalle giovanili fino ad arrivare alla B2, fino a una retrocessione in Serie C, e quindi è stato un ricordo troppo grande, diciamo. Un lungo percorso, sì, insomma, tante tappe. Però... ecco, un consiglio alle ragazze delle giovani generazioni. Allora, sicuramente è una società di cui ci si può fidare, perché anche con poche risorse vogliono sempre fare il meglio per l'atleta e per le giovani promesse comunque, quindi danno sempre un'attenzione particolare alle ragazze nuove, ai ragazzi nuovi, diciamo, che si presentano lì. Dopo qualche anno all'APAV, nel 2014 mi sembra, sono andato a Vigna di Valle dove ho fatto 2 anni di Club Italia, e dopo questi 2 anni ho fatto un altro ancora di Club Italia, però facendo la Serie A2 rispetto alla Serie B di Vigna, e dopo quest'anno là a Roma sono arrivato dove sono adesso, Potenza Piceno. Ecco, un consiglio ai ragazzi della tua età che vogliono inseguire il sogno di pallavolisti, qual è la magari due caratteristiche che non possono mancare per un pallavolista? Motivo d'orgoglio? Ma voglia di fare, perché comunque allenamento è tutto, e lasciarsi andare, quello che viene raccogliete, andare avanti sempre. Prima del momento conviviale sono state presentate le squadre e i tecnici che prenderanno parte alla stagione 2018 e 2019. Saranno circa 15, partendo dai piccoli fino ad arrivare ai ragazzi della Serie D e alle ragazze della Serie C. 20 anni rappresentano per molti di noi almeno la metà della vita, per me purtroppo un po' di più, ma per molte delle persone che abbiamo presentato rappresenta davvero un periodo lunghissimo. E abbiamo presentato sia il passato che il presente, ma soprattutto ci interessa il futuro, è un futuro che si prospetta interessante per noi, stiamo facendo tutto quello che serve per organizzare la società, per le sfide future, e grazie a tutti i dirigenti e agli allenatori che ci accompagnano riteniamo davvero di avere una struttura tale per cui possiamo fare in modo di esserci anche per gli anni a venire. Auguri APAV! Auguri APAV! E sono di Lucrezia anche due campionesse di bocce che hanno vinto recentemente un titolo europeo. È stata una bella esperienza, è stata la prima chiamata in nazionale per entrambe, anche perché abbiamo 19-17 anni, è stata un'opportunità che ci è stata data dalla federazione, che ha investito su di noi, su noi giovani, una linea verde, infatti eravamo tutte ragazze molto giovani, è stata una bella esperienza, nessuno si aspettava che portassimo a casa questi risultati, sono arrivati e quindi siamo felici di questo. Oltre a quello di squadra, tu vanti anche un'altra vittoria, che è quella nell'individuale. Mi è stata data la possibilità di gareggiare nella gara individuale senior e individuale under 23, e ho conquistato anche il titolo individuale under 23. La società e gli allenatori sono stati contenti, immagino di sì. Sì, per Luca Conti, che è il nostro presidente, è già stata un'emozione anche per lui che due allieve della bocciabile che ci ha allevato lui sono stati chiamati in nazionale, quindi un attimo gli è venuta la lacrima, si è emozionata anche lui. E anche la Germana, bisogna ringraziarla perché ha speso anche su di noi, perché poteva chiamare benissimo altri che avevano più esperienza, ha stravolto tutto e ci ha dato fiducia e è andata bene. Adesso quali sono i prossimi impegni? I prossimi impegni in realtà ancora nulla. Noi sappiamo che come data ci sono i mondiali in Argentina a marzo, ma noi
non speriamo in niente, già è andata bene questa chiamata agli europei, anche troppo, quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Beh, un grandissimo risultato a cui, devo dire, quasi la bocciofila Lucrezia ci ha abituato negli ultimi anni, perché dopo tutta una serie di successi a livello nazionale con la vittoria dei campionati appunto italiani a squadre e o individuali, e quest'anno è arrivato questo grandissimo successo e ovviamente un'altrettanta soddisfazione a livello europeo, e quindi devo dire che è stata sicuramente una grandissima soddisfazione per tutto il territorio, che è orgoglioso di avere ovviamente in una disciplina forse sicuramente meno blasonata rispetto a altre discipline sportive, quali quelle del calcio, della pallavolo, ma sicuramente stiamo parlando della vittoria di un campionato europeo con un torneo a 10 nazioni e soprattutto leggere l'emozione negli occhi delle due atlete che hanno rappresentato il campionato europeo, la Bocciofila e Lucrezia, è senz'altro ovviamente motivo anche per l'amministrazione comunale di orgoglio, di soddisfazione, e va a loro anche un ringraziamento perché questa volta hanno addirittura portato il nome di Cartoceto in giro appunto per il panorama europeo. Complimenti a tutti quanti. Allora, adesso facciamo invece gli auguri e festeggiamo, come sempre, nella grande famiglia di Fano TV, ogni giorno sempre più grande, festeggiamo i 52 anni di matrimonio di Carlo Tonelli e Marta Galdenzi di Calcinelli di Colli al Metauro. Tantissimi auguri ovviamente per il raggiungimento di questo splendido traguardo dalla figlia Nicoletta, dai parenti tutti, gli amici, naturalmente anche da tutti noi della redazione di Fano TV. E adesso ci fermiamo qua con gli auguri e con il telegiornale. Tra poco c'è Viaggio nella memoria, poi In cucina con lo chef, e ne abbiamo parlato, i 20 anni di fusione delle due società di pallavolo di Lucrezia e Calcinelli, uno speciale, quindi potrete vedere tutto quello che è accaduto nella serata che si è tenuta qualche sera fa nella piazza di Calcinelli. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.